di ascolto e direi anche di assaggi. Grazie mille, bravissimo, che presentazione che ha fatto. Facciamo presto, 7-8 ore ce la caviamo, no? E invece Simone, suo fratello più giovane, che ha 25 anni, fa il videomaker, quelli che fanno i video per le aziende, lavora un po' anche con noi, perché le aziende per comunicare hanno bisogno di video, come quello bellissimo che ha fatto vedere prima, fantastico, per fare un video così ci vogliono dei professionisti. Sono stato un affare per l'azienda, perché dopo 15 giorni sono andato in infortunio e purtroppo da una gru si è staccato un peso, 20 lastre di cartongesso, si sono staccate da 50 metri, sono venute giù dall'alto e io ero sotto. Quel momento lì ho pensato, adesso muoio. La natura mi ha dato questa caratteristica, io dormo dalle 4 alle 4 ore e mezza per notte. Ah, c'è qualcuno che non capisce il dialetto bergamasco? No? Metto i sottotitoli, eh. Ci sono delle espressioni che sono di una sintesi, di una... Fai una fotografia di una situazione in poche parole, fantastica. Porca miseria, è una bella storia, lui faceva l'autista per noi. Certo, bellissimo, ma davvero? E certo! Ti aiuto? Ah, mi aiuti? Certo che ti aiuto! Vicini, facciamo festa, perché in azienda bisogna divertirsi, davvero, bisogna divertirsi in azienda. Questo è il mio parere. E quando siamo troppo seri, non va bene. Non va bene troppo seri, eh. Le persone troppo serie sono pericolose. Chi è che la conosce la Vanoncini? Di nome sì. È specialista del sistema costruttivo a secco. Sapete cos'è il sistema costruttivo a secco? Perfetto, questo è cemento armato. Ma se voi andate a prendere una vecchia cascina, avete presente le vecchie cascine? Ma ci sono anche qua in giro, eh? E i solai? Travi di legno rivestite in legno, strutture e rivestimento a secco. Le palafitte sono fatte col sistema strutture e rivestimento a secco. Casa nostra che costruiamo noi, uguale. Quando ci sono i terremoti, le case con sistema a telaio invece sono molto più sicure da quel punto di vista lì. Abbiamo fondato 30 anni fa la prima cattedra al Politecnico di Milano per insegnare ai giovani come progettare e costruire con queste tecniche. La cosa più bella è condividere. Allora, uno dei concetti controintuitivi è che se vuoi che le cose cambino, per prima cosa devi cambiare tu. Perché tutti siamo abituati a dar la colpa agli altri. I datori di lavoro, il padruppo, è sempre la colpa io, te. O no? Me dipendente, animal, che mi vanno a lavorare. Ma tu sei capace di accenderlo? Sei capace di entusiasmarlo? Io sono un imprenditore e un manager della mia azienda. Ne ho aperte anche altre di aziende nel frattempo. Oh, io sono uno di quei ragazzi fortunati che ha pestato l'uva coi piedi. Che bello, che bello! Dobbiamo restituire ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta meglio di come ce l'hanno prestato loro. Si può fare il rivestimento interno o anche all'esterno o tutti e due. L'aereo lo faccio dei quadrei, no? No. Ne faccio dei quadrei l'aereo. E abbiamo le nostre scuole interne, perché noi selezioniamo le persone con un metodo particolare. Prima selezioniamo per attitudini. Cosa vuol dire selezioniamo per attitudini? Significa che se tu, e questo è un altro dei concetti controintuitivi, dove trovate queste caratteristiche? Cioè, dove le leggete? Sul curriculum? Mai più! Che mio, sono sul curriculum che le robe le... Sapete cos'è Lucas? Fantastica, grande, un applauso alla signora! Sta attento, eh? Quello strumento qua ti consente di misurare proprio quelle caratteristiche che avete detto. E quindi io e mia mamma leggevamo sul tavolo della cucina, giallo, me lo ricordo, di formica gialla. E lei faceva le notti a leggere e io stavo lì con lei. Poi, è finito il carosello, anzi, gragnava la televisione, vai a letto. Però io le facevo compagnia. E mi è rimasta la passione per la lettura.
Noi per gestire l'azienda facciamo delle riunioni settimanali. Quando facciamo una riunione commerciale, ci abbiamo 30 funzionari commerciali, quando facciamo le riunioni tecniche ci sono 25 tecnici. Ogni riunione cosa succede? Una persona a turno sceglie un libro che ha letto e lo presenta ai suoi colleghi che ci sono davanti a lui, con delle slide come queste qua, con il suo discorso, e in questo modo condivide la lettura del libro che ha letto con i suoi colleghi. E quindi succede quello che dicevamo all'inizio. Tu entri dentro qui ed è come se automaticamente 50 persone avessero letto quel libro lì. O magari gli viene voglia proprio di andare a leggerlo davvero. E noi, per incentivare la lettura, cosa facciamo? Al primo libro che presenti ti diamo 100 euro. Se tu nell'anno ne leggi due, ne presenti due, 200. Se sono tre, 300. E se sono cinque, 500. E se fossero in inglese, raddoppiamo il premio. Per questo motivo qua è nato il Book Club e sta avendo un grandissimo successo. E ne hanno parlato tutti. A me sembrava, quando mi hanno chiamato la RAI, Radio 24, RTL, insomma, a me non sembrava un lavoro normale. Ho capito che non è tanto normale. Soprattutto pagare le persone per leggere. L'obiettivo è creare situazioni di benessere, rendere belle le persone e riempire le loro tasche di soldi. Si riesce a far passare al sottoposto, a cascata, fino in modo che anche, diciamo, l'ultimo arrivato sia trattato dal suo capo sopra come l'imprenditore vorrebbe le sue. Adesso noi facciamo le academy, fermiamo l'azienda un giorno al mese per studiare. Tutti dobbiamo imparare, allenarci, abituarci ad apprezzare, a dire al proprio collega: bravo, sei stato bravissimo, complimenti. Ma questa cosa qua vale anche nelle nostre vite, ai nostri figli, alle nostre mogli, ai nostri mariti. Dobbiamo imparare a dire quello che pensiamo di positivo.